Buongiorno, allora oggi video spesa. Io sono appena rientrata e vi faccio vedere che cosa abbiamo preso stamattina. Adesso sposto un po' tutte le mie cose che ci sono sulla tavola e voglio farvi vedere cosa ho preso. Allora, se ho un po' la voce in bassa perché purtroppo questo raffreddore, adesso sto prendendo la cortisone, ancora non va via. Comunque, un po' la voce bassa, scusate. Allora, abbiamo preso oggi una confezione di tiramisù, 4 bicchieri, diciamo, di tiramisù, 2,77 euro, mi ricordo bene il prezzo. Abbiamo preso delle clementine, ecco qua, più di 1 chilo, sono belle, sono buone, abbiamo già preso l'altra volta e le abbiamo riprese, 1,69 euro al chilo, ecco qua. Clementine, poi arance, scusate, vado un po' in fretta perché è quasi l'una e si deve mangiare. Abbiamo preso le arance, questo così, abbiamo preso 3 arance, 1,99 euro al chilo. Scusate, veramente. Un limone, come vi ho detto l'altra volta, io lo prendo insomma, quanto uno alla volta, sennò poi si vanno male. 1 chilo di spaghetti stavano con l'offerta, quindi 1 euro e 9 centesimi della Barilla. Quindi ho preso una scatola perché ne ho anche altre, però poi diciamo non è che vado a prendere comunque, una va bene. Poi con l'offerta il salmone. Da 3,99 euro, 1,99 euro, quindi ne ho prese due confezioni. Perché uno andrà a fare una torta salata, quindi a giorno arriverà una bella ricettina. Come avete visto, in questi giorni faccio più ricettine, anche una parte perché sono stata comunque non sono stata troppo bene con il raffreddore, mal di gola. Per questo ho fatto più video, diciamo, di ricette, però questi video mi piacciono, fare le piccole ricette che faccio io in casa, mi piace farvelo vedere, quindi per questo vedete un po' più di video ricette. Speriamo che vi piacciono, fatemi sapere. Quindi, come vi dicevo, due confezioni di salmone, 1,99 euro la confezione, prosciutto cotto, ce ne sono 8 fettine, 2,90 euro. Io adesso vi dico i prezzi che mi ricordo. Con l'offerta anche le fettuccine all'uovo, quindi 250 grammi, 79 centesimi. Ecco qua. Poi abbiamo fatto il pieno di cioccolato. Allora, cioccolato con le mandorle intere per mio figlio, lui gli piacciono queste. Ecco qua, al latte, 1,70 euro. Poi ho preso questo con l'offerta, sono gli stick di cioccolata e menta. Io li adoro, 1,35 euro con l'offerta, mi sembra che sono col 50%, quindi normalmente costano, mi sembra, 2,70 euro, quindi 1,35 euro, ne ho presi uno perché l'altra confezione che avevo è finita, non questi uguali, comunque più o meno. Poi ho preso questi qua, due cioccolato fondente, la Bio, 98 centesimi, e questi la marca del negozio, 88 centesimi, quindi ho preso tutte e due. E poi ho preso una confezione sempre di cioccolata, ma questa volta al latte per mio figlio. Quindi cioccolata ne abbiamo preso un bel po' perché li avevamo tutti finiti. Poi ho preso anche due cipolle, le cipolle rosse, 1,99 euro al chilo. Proprio pochissimo perché normalmente io li vado a pagare sempre sui 3-4 euro al chilo, 1,99 euro al chilo. Una bruschetta di formaggio di capretta, allora, qua, la bûche fondante président, ecco, sì, lo chèvre, sì, ecco la capretta, vedete? Quindi 1,75 euro. Poi una confezione di emmental râpé, 1,54 euro. Poi con le offerte queste piccole, adesso non so come si chiamano in Italia, il pollo, se vede queste cosciotte di pollo, così 1,10 euro.
sono delle 250 grammi. E questi sono alla Nature Semplice, fatti normalmente solo così grigliati. E questi invece sono sapore barbecue. Ecco qua. E anche questi 1,20 euro. Poi una confezione di sardine come quelle che vi ho fatto vedere l'ultima volta, perché sono veramente buone, non sono tanto tanto piccanti, quindi vanno benissimo. Quanto le abbiamo pagate? 1,10 euro, mi sembra. E poi abbiamo preso le pepe a 1,79 euro al chilo, abbiamo preso più di un chilo, ecco qua, queste così. Sono proprio belle. Abbiamo preso solo 4 perché già ne abbiamo altre nel cestino in frigo. E per finire una confezione di formaggio il brie, 1,30 euro. Voilà, voilà, questa è tutta la spesa di oggi. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Io non ho avuto nemmeno il tempo di togliermi il cappellino, ma non fa niente. E fuori fa freddo, stamattina ha fatto meno 4. Quindi ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, se è il caso, mettete un pollice in su, condividete i miei video e noi ci vediamo alla prossima volta. Un bacione grande grande, buona giornata a tutti, bye.